Ciao, sono Luca e in questo video vediamo i 3 migliori esercizi per i bicipiti con un elastico per aumentare la massa muscolare efficacemente a casa in poco spazio, come sempre per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare. A parte puoi aggiungere una barra per trazioni, quindi arrotolando l'elastico intorno alla barra stessa puoi ricreare i cavi e l'ercolina così da rendere il tutto molto più completo ed efficace. Iniziamo con il classico curl, eseguito in questo caso senza la barra per trazioni. Puoi eseguirlo o con la presa in supinazione oppure iniziando il movimento con la presa in pronazione per poi enfatizzare la supinazione degli avambracci, ossia la rotazione, in questo modo rendendo il tutto ancora più efficace, in particolar modo per quanto riguarda il picco dei bicipiti. In entrambi i casi sei in piedi con le gambe leggermente piegate, la schiena deve assolutamente mantenere le proprie curve fisiologiche, con le scapole sempre il più possibile addotte e depresse. Mantieni i gomiti vicino al corpo, quindi enfatizza la flessione delle braccia e nella seconda variante anche la supinazione degli avambracci, come detto, sentendo al meglio la contrazione e l'allungamento dei bicipiti stessi. Quando sei con le braccia flesse puoi fermarti anche mezzo secondo, in questo modo rendendo il tutto ancora più efficace, per poi resistere al meglio nella fase eccentrica o discendente, fase nella quale massimizzi anche il tempo sotto tensione. Puoi eseguire il curl anche con l'elastico arrotolato intorno alla barra per trazioni, in questo caso variando la distanza dal punto in cui l'elastico è fissato puoi variare il carico percepito dai muscoli stessi. Rispetto a quanto visto in precedenza per quanto riguarda la schiena, le scapole e non solo, ancora una volta in questo caso enfatizzando non soltanto la flessione delle braccia ma anche la supinazione degli avambracci, in questo modo rendendo il tutto ancora più completo ed efficace. Assicurati che la presa a livello delle mani non sia troppo stretta per evitare che gli avambracci possano intervenire in maniera troppo importante a livello muscolare, sempre con mani, polsi e avambracci il più possibile in linea. E infine, come terzo esercizio, puoi eseguire il Superman curl sempre con l'elastico arrotolato intorno alla barra per trazioni, ancora una volta potendo variare il carico percepito semplicemente modificando la distanza dal punto in cui l'elastico è fissato. Rispetto a quanto visto in precedenza, quindi in questo caso eseguirai il movimento un braccio alla volta, sempre enfatizzando non soltanto la flessione delle braccia ma anche la supinazione degli avambracci. Puoi quindi provare questi 3 esercizi mantenendo poi nel corso del tempo quelli che senti al meglio nel tuo caso specifico, e come sempre assicurati di personalizzarti il tutto per i migliori risultati anche a casa in poco spazio. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!